Salve a tutti ragazzi e ben ritrovati nella mia carriera. Parto subito, non mi perdo tanto in chiacchiere perché abbiamo parecchie cose da fare e facciamo un attimino il punto della situazione, un attimo vi mostro cosa ho fatto in tra virgolette vostra assenza, perché appunto come avevo chiesto nel video scorso, se avevate piacere che magari mandavo avanti alcuni lavori senza essere ripetitivo, diciamo in quello che vi mostro nelle mie appunto puntate. Ho sistemato la questione girasoli che andremo a trebbiare in questo episodio. Eccoli qua, sono già appunto pronti, li ho diserbati, li ho fatti appunto maturare e li ho rifertilizzati, quindi abbiamo erbaccia zero e fertilizzazione al 100%, quindi andremo ad eseguire la raccolta. Poi nel campo di soia ho terminato la semina e devo ancora sistemare la questione erbacee. Come ben vedete sono al 100% di erbacea e al 50% di fertilizzazione. E visto che sono qui vicino, vi faccio un piccolo aggiornamento. Qui ho coltivato, preparato, diciamo, con l'orse, con il Tiger, il campo. Qui che avevo lasciato il 900 nella scorsa puntata, e come ben vedete, col passare del tempo le erbacce crescono lo stesso, anche se il campo, diciamo, viene preparato. Questa cosa qui, tra virgolette, non l'avevo mai notata. Non so se è una cosa che c'è sempre stata sin dall'inizio, è una cosa che hanno aggiunto con la patch, perché non mi ero mai accorto che se anche coltivavo il campo dalla coltura precedente, lo lasciavo lì, le erbacce crescevano lo stesso. Qui vedete dove sto camminando, che c'è una striscia dove c'è l'assenza di erbacce, è perché, se vi ricordate, avevo detto che in questo posto qui avevo fatto delle prove con l'arieggiatore o dissodatore, come adesso li chiamano, non mi ricordo più, sì, con l'arieggiatore che, come vi ho detto, come ben sapete, sostituisce l'aratura. Passando con ovviamente quello o l'aratro è un, diciamo, proprio passaggio, una lavorazione che inibisce e blocca la crescita delle erbacce. Quindi io adesso mi trovo con il campo preparato e sistemato, ma con le erbacce cresciute. Devo passarci di nuovo cioè devo passarci col dissecante prima di passare alla semina. Quindi tenete a mente questa cosa qui. Adesso non so se nella fase, diciamo, della crescita della coltura seminata ricresceranno ancora, non lo so. Sono tutte cose che pian piano sto vedendo, sono novità, tra virgolette, perché non mi ero veramente mai accorto. Comunque tenete a conto la questione qui dell'aratura e non aratura. Ok, se qualcuno sa, ha già provato questi piccoli accorgimenti, mi faccia sapere che sarei ben ben contento. Mi scuso se magari nei tutorial non l'ho detto, eccetera, ma come ben sapete le cose da testare, le miriade di combinazioni sono davvero tantissime e ok. Visto che sono qui, faccio un salto da quest'altra parte, ragazzi. Qui ho ascoltato un attimino i vostri consigli e siete d'accordo con me con la questione pecore che non andremo a piazzare in questo episodio. Ma vedremo prossimamente. Pensavo di metterle qui proprio all'entrata alla destra, fare un piccolo anche piazzale per poi caricarci i pallet di lana, eccetera. Poi useremo anche questo edificio per lo stoccaggio dell'erba fresca barra fieno. Adesso vedremo cosa andremo a fare con la questione fienagione, anche perché dobbiamo investire nel recinto, dobbiamo investire in falciatrici, in caricanti, perché non farò balle al momento, quindi userò tutta roba sciolta. E ok, i maiali qui li ho nutriti e a posto, qua continuano ad ingrassare e riprodursi, devo anche pulire la mangiatoia. Comunque torniamo ai nostri lavori. Poi mentre che magari inizierò la trebbiatura, tornerò un attimo qui in farm perché mi sono state fatte delle domande tecniche sulla questione dei mezzi, la questione quando si mettono i pesi, il perché, eccetera, e farò un attimino, vi spiegherò com'è la questione anche nella realtà, perché ho visto che molti si incuriosiscono anche cioè sono curiosi di sapere effettivamente nella realtà cosa cambia, cosa si fa, non si fa.
non si fa, quindi vi spiegherò anche questo. Comunque, allora, per i nostri girasoli abbiamo bisogno della barra da girasoli. Come avevo detto, c'è anche la possibilità di usare lo spannocchiatore, diciamo quello da mais, ma per correttezza e per variegare un pochino volevo comprare la barra apposta. Andiamo allo store e nella sezione lame. Io direi di prendere la cappellola Elantius da 12 metri per la nostra 7,90. Quindi acquistiamo una bella mazzata di 47.000 euro e oltretutto ci serve anche il carrello. Purtroppo sapete che non sono tanto amico di questi carrellini, ma insomma ci serve giusto per portarcela di qua e di là per correttezza. Acquistiamo. Ottimo. Vediamo il colore, lo facciamo John Deere, dai, abbiamo tutto abbinato. Ok, perfetto. Quindi a questo punto dobbiamo recarci allo store con la trebbia, appunto per agganciare la barra, alzarla, e poi avevo pensato di già metterla nel gancio traino della trebbia, però è troppo lunga e sporge parecchio, e nelle curve strette eccetera non vorrei mai che si incastrasse nel culo, concedetemi il termine, della trebbia, quindi faremo un trasporto, la porteremo col nostro case. Quindi saliamo sulla nostra 790. Qua siamo anche già quasi a metà, anzi più di metà di utilizzo. Sì, io direi che possiamo anche darci una lavatina. Sì, dai, è un bel po' zozza. Andiamo un attimo di qua. Comunque, prima di lavare tutto, ragazzi, volevo un attimino ammirare il dirt e le texture che hanno fatto, perché sono veramente spettacolari. Guardate. Qui la zona del filtro del radiatore del motore, fantastico, fantastico. Bene, prendiamo la nostra idro, diamoci una lavata. Ok, ottimo. Io, ragazzi, ho staccato la seminatrice, riallestito il Valtra in modalità diserbi. Ok, perfetto. Allora possiamo andare allo store e un attimino poi vado, ragazzi. Guardate com'è evidente la questione della differenza dei materiali. Che avevano marcato molto su sta cosa e è evidentissima. Non so se anche voi vi soffermate a guardare tutte queste piccolezze, a guardare queste cose, ma guardate anche qui i manicotti. Ok, dai, adesso andiamo, è la volta buona. Scusa un attimo per questo piccolo off topic. Bene,
Speriamo che non succedano patatrac con barre, carrelli, eccetera, perché non vorrei far censure nel video. Come siamo messi di finanza? 73.000 euro. Prima di far spese, ragazzi, di pecore e quant'altro, direi un attimo di tirarci su. Facciamo i nostri raccolti, andiamo avanti con le trebbiature e poi vediamo prima di far spese. Ok, allora vediamo come mi ha sistemato la cosa qui. La barra è là. Boh. Allora facciamo una cosa scaltra. Ok, l'abbiamo agganciata. Mettiamoci qui. Un attimo la trebbia, prendiamo il nostro case, usiamo anche lui un po' perché è un pochettino che è fermo. Eccolo qua, che mezzo ragazzi, che mezzo. Vediamo se riusciamo ad uscire senza spostare il Johnny, così dovremmo farcela. Perfetto, andiamo. È anche nuvoloso oggi il tempo. Penso sia la prima volta che utilizzo un carrello barra in farming. Mamma mia. Mamma mia, proprio li odio, ma li odio davvero tanto. No, dai, comunque ho fatto delle prove quando facevo i test, insomma, non so malaccio, non so malaccio, non so malaccio. Ok, quindi, il nostro carrellino è qui. Fare una cosa scaltra, vediamo se mi riesce. Un attimo che faccio le mie manovrette. Ecco. Sia più facile così piuttosto che fare manovre con la trebbia. Ok, vediamo di centrare un po' il carrello. Un minuto di silenzio ragazzi, che qua sono concentrato abbastanza. Forse ce l'abbiamo fatta. Ok, perfetto. Riscendiamo. Vediamo come abbiamo messo. In teoria siamo. Oddio, non siamo proprio dritti. Andiamo a rimetterlo un po' meglio perché non vorrei perderlo per strada. Abbiamo dato di pazienza. Già meglio, già meglio. Bene, qua mi servirebbe un operaio se andasse su e giù così. Ok,
Ottimo, dai, possiamo andare in campo. Abbastanza lungo far manovra. Ditemi ragazzi se magari capitasse prossimamente di fare tutti questi passaggi qui, queste cose, prendere il carrello, barra, sgancia, aggancia, porta di qua, di là. Ditemi se questi passaggi vi annoiano, vi stancate, volete che magari li taglio, eccetera. Fatemi sapere perché diciamo è la prima volta che faccio questa lavorazione. Sì, tutti questi giri, chiamiamoli così, ditemi se non vi dà fastidio vederli. Io li faccio volentieri, ve li mostro volentieri, anche perché è bello vedere magari qualche fail in diretta. Quindi, adesso vediamo. Io potrei posteggiarmi comodamente qui lato, tanto il pezzo del campo qui è nostro, quindi non ci facciamo problemi. Ok, lasciamo qui il carrello. Dobbiamo andare ad attaccare il rimorchio. Esco da qua senza che nessuno mi veda. Poi andiamo a prendere la trebbia e possiamo partire. Agganciamo, sì dai, agganciamo il crampe, il rallato. Dovremmo riuscire a portarlo perché non so quanto venga fuori di quantità nel campo. Io penso che comunque 3 scarichi barra 4 dovremmo riuscire a farli. Anche perché, beh, poi vi faccio il discorso, ragazzi, sulle rese delle colture. Bene. Beh, lascio qui un attimo il case, ragazzi, torniamo allo store, dalla trebbia, vediamo se la switchiamo giusta, boh, perfetto. Dicevo, beh, faccio il discorso delle colture. Sì, qui questione prezzi di vendita, quanto valgono, quanto non valgono. Diciamo che è sempre in relazione alla quantità che rende la coltura, quindi la soia, i girasoli, eccetera, che hanno rese differenti in base agli ettari, vengono ovviamente pagate di più. Le patate, i tuberi, eccetera, magari hanno un prezzo, cioè magari senza magari, hanno un prezzo comunque minore perché in base. Oddio mio, e questo dove va? Oh! Mamma mia ragazzi, che steca, beh, a parte che di danni io non ne ho fatti tanti. Comunque, dicevo, le bietole, patate, eccetera, che hanno prezzi minori, è perché comunque in base agli, cioè in base allo stesso, la stessa metratura di terra, avete una resa maggiore di prodotto. Questo è il discorso, non so se mi seguite, avete capito quello che voglio dirvi. Girasole, soia, sono pagati perché comunque rendono tra virgolette poco, quindi è per forza che comunque devono
pagarvele un pochino, altrimenti non ci sarebbe effettivamente del guadagno. Questo è il discorso. Ok, quindi siamo a posto. Lampeggianti, gli spieghiamo. Accendiamo. Qua possiamo anche correre parecchio, possiamo andare anche a 15, questa barra qui. Ricordate che comunque questo appezzamento è completamente fertilizzato al 100%, è a posto, quindi questo è il massimo della resa che può fare il girasole. Poi andremo ovviamente a farci i conti a fine campo, conti nel senso, vedremo quanta roba sono riuscito a tirar dentro. Adesso l'altra ragazza devo farla fuori perché da dentro facile. Comunque anche i sound ho notato, ragazzi, che con la patch sono veramente migliorati. Ho sentito delle piccolezze, delle piccole migliorie, non so se avete sentito anche voi. Io faccio le capezzagne e poi metterò un po' l'operaio, non so se magari farò un taglio, anche perché comunque mettere l'helper ha sempre i suoi costi. È un missile qua a trebbiare, stiamo veramente poco. Comunque sì, ho notato adesso giocando tra virgolette, cioè nel senso seriamente, la questione delle erbacce, come ben avete notato prima, è una cosa abbastanza pesante, abbastanza seria, perché veramente bisogna starci dietro e sono impegnative e, cioè, adesso non sto dicendo che le toglierò, però sono dispendiose anche per costi di disseccante e quant'altro, non sono da sottovalutare. Non sono assolutamente da sottovalutare. Ok. Vediamo se qui una capezzagna basta per girarci. Sì, dai. Perfetto. Dai, in linea di massimo penso che comunque due scarichi
riusciamo a farli, quindi un bel 30.000 ce lo portiamo a casa. Lascio l'helper, così intanto vado a prendermi il rimorchio, anche perché insomma il pezzo è piccolo, sta presto, quindi non ci sono proprio costi enormi di aiutante. Ma il rimorchio è vuoto, perfetto, lo porto un attimo di là, facciamo lo scarico, poi torno qui in farm, ragazzi, che rispondo alla persona che mi aveva chiesto per la questione dei pesi e quant'altro, e comunque vi do qualche nozione anche per chi è interessato. Vedete che, ragazzi, qui avete visto che razza di selvaggi che sono gli automobilisti, cioè pazzi, pazzi. E ha un serbatoio raccolto a pieno, lo so, sto arrivando, ti scarico e poi maledetti automobilisti. Che stecca, ragazzi, che stecca. Ok, quindi mi lasciamo dietro anche i pezzi, grazie. Allora, saliamo su noi un attimo. Oh, siamo proprio full, eh. Proprio l'ultimo sono arrivato. Bene. Ragazzi, lascio sempre il rimorchio fuori perché non mi piace andare con i carri in mezzo al campo. Ok, allora diamo un attimo un'occhiata a quanto abbiamo fatto. Un cassone, abbiamo fatto le capezzagne, un giro capezzagna di là e questo pezzo, sì, dai, con due sicuri li facciamo. Beh, comunque poi alla fine vedremo quanto riusciamo a tirare dentro. Bene. Avete sentito l'increase RPM quando si scarica, che vi avevo un attimo citato nel video scorso, che lo avevano sistemato con la patch nuova. Comunque prendo su questa roba qua. Ok. Lo rimetto giusto, bene, lascio qua, perfetto.
Ragazzi, vado un attimo in farm che appunto vi spiego il discorso dei pesi, eccetera. Un attimino, in 3 minuti vi spiego una cosa. Allora, mi era stato un attimo chiesto in un commento a cosa servono i pesi, a cosa serve mettere quello davanti, a cosa serve mettere le ciambelle posteriori, quando si usa e quando non si usa. Allora, dovete sapere che per avere un certo tipo di trazione, avere la massima trazione, il trattore deve diciamo aderire al terreno il più possibile per appunto fare grip. Questi pesi servono per ovviamente dar più peso generale al mezzo, per far sì che appunto abbia ci sia più peso che grava nel terreno e la macchina sia più piazzata a terra, si dice così, e di conseguenza abbia più grip, quindi la trazione è maggiore e la potenza si scarica, diciamo, in modo migliore nel terreno. Quindi poi ovviamente ci sono vari utilizzi, nel senso che magari serve anche per controbilanciare alcune attrezzature, perché ci sono attrezzature tipo l'Horse, il Tiger va a traino, va nel gancio traino, ci sono altri attrezzi tipo dissodatori eccetera che vanno a gravare un attimo comunque sul sollevatore. E in alcuni casi, in alcuni lavori, in determinate circostanze, viene appunto aggiunta la zavorra anteriore per controbilanciare, diciamo, il peso nel posteriore. Andrebbe comunque sempre usata, anche in questo caso, avendo non si può tipo zavorrare completamente il peso solo nel posteriore del mezzo, perché appunto in questo caso, se abbiamo tutto il peso dietro e l'avantreno davanti non ha diciamo non tocca tra virgolette terra, la tocca, ma la tocca in modo molto minore di quello del posteriore, e non c'è trazione. Quindi per schiacciare, diciamo così, la macchina anche nell'avantreno si usa il peso anteriore. Quindi in questo caso abbiamo controbilanciamento davanti, controbilanciamento dietro, e quindi la macchina è davvero proprio bilanciata di peso e abbiamo una trazione diciamo completa sia nel posteriore che nel anteriore. Poi appunto c'era il discorso, ragazzi, della gommatura, perché appunto io ho scelto anche le gomme larghe per utilizzare quel preparatore lì, perché appunto aumentando la superficie di appoggio della gomma, guardate che figata le texture del tappo del pneumatico e del pneumatico stesso. Fantastico. Dicevo che aumentando appunto la superficie di appoggio aumenta anche di conseguenza il grip, quindi per questo si usa una gommatura larga, perché la macchina, diciamo, la gomma assorbe più superficie, la potenza viene scaricata in modo più omogeneo e uniforme. Stessa cosa si usa magari usando le doppie, però magari le doppie vengono usate sì per trazione, ma anche per una questione di compattamento, perché appunto più larga è la gomma e meno compatta, più stretta è una gomma e più schiaccia. Avete capito il discorso? Per appunto c'è anche delle valutazioni da fare per la questione della gommatura, della larghezza, eccetera. Quindi ci sono veramente tantissime cose da dire. Vi ho dato un attimo un'infarinatura, una nozione così base mia, ignorante, perché non prendetemi per tecnico, eccetera, ma vi dico insomma quello che so, quello che riesco a farvi capire. Comunque questa è la questione, spero di essere stato chiaro. Insomma, beh, adesso ho preso questo mezzo qua, ma insomma il discorso è in linea di massima appunto questo è il motivo delle pesistiche, eccetera. Poi se non vedete mai pesi, eccetera, magari non servono per trasporto, non servono magari per lavori leggeri, non servono, insomma dipende cosa deve fare la macchina, in che situazione si trova a lavorare, cioè ci sono veramente tantissime varianti che influiscono sulla scelta di determinati azioni, di mettere pesi, di non metterli davanti, dietro, ce ne sono veramente tantissime possibilità di combinazioni. Ok, perfetto.
Allora, spero di non avervi annoiato troppo questo discorso qui, spero di essere stato chiaro. Andiamo un attimo a vedere qui come procede la trebbiatura. E dai, manca anche poco. Siamo stati molto presto con sta barra qua, veramente facciamo metri. Forse sì, dai, forse riusciamo a riempire anche il secondo. Quanto manca? Iniziamo l'helper, finiamo noi ragazzi, visto che siamo stati presto. Scusa se mi sono dilungato un pochino il video. Si vedo che c'è gente che mezz'ora è troppo poca e vorrebbero anche un'ora e passa, ma ragazzi preferisco spezzare un po' e fare cose un po' più diluite che far mattoni da un'ora e mezza che sono più. Sono mezz'ora diciamo è più digeribile. Anche se vedo che non vi annoio, vi piace ascoltarmi, quindi insomma non mi farei problemi. Insomma, beh, accontentiamo un po' tutti e facciamo un mezzo gaudio. Bene, non riusciamo neanche ad arrivare in fondo. Vediamo, no, non gli ha famo. O forse sì, dai, vediamo. Secondo me ci arriviamo giusti, 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 giusti. No, 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 no. Mamma, ho i brividi, ragazzi, ho i brividi. Mamma. Pazzesco, pazzesco, manco se provo 100 volte. Questi riusciamo a prenderli su? Sì, c'è stato tutto ragazzi, tutto. Due scarichi praticamente interi. Bene, avete visto la resa di un campo di queste dimensioni di girasoli fertilizzato al massimo. Cioè un campo così fertilizzato al massimo di bietole o patate avrebbe reso praticamente 3, 4, 5 volte tanto, perché se i conti, non mi, se i conti tornano dobbiamo avere circa 30.000. 28.127, quindi avete visto il rapporto che vi dicevo un attimo prima delle rese delle colture in base al pagamento, quindi insomma avete capito quello che volevo dirvi. Ok, io tiro qui dentro un attimo il canotto. E spengo. Ragazzi miei, io mi fermo qui, spero di essere stato chiaro sul discorso pesi, eccetera, spero di aver risposto la domanda a chi me l'aveva posta. Spero vi sia piaciuta la puntata, spero vi sia piaciuto l'episodio, adesso risistemerò un attimino qui, andrò a combattere appunto gli infestanti di là nel campo di soia, andrò a sistemare anche l'altro nel campo coltivato e appunto penso che nel prossimo vedremo un attimino come siamo messi con le finanze eccetera e avvieremo la questione pecore eventualmente, se no magari lo facciamo prossimamente perché di cose ne abbiamo un bel po' da fare. Ragazzi miei, io vi ringrazio per l'attenzione e spero abbiate gradito tutto quanto, vi saluto e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ciao!